Buonasera a tutti e bentornati ad un nuovo video della Tradizione Antica, canale che parla di magia, esoterismo, paranormale e soprattutto Kabbalah. E proprio di Kabbalah andiamo ad occuparci ancora questa sera, di nuovo con un nuovo video della serie Angeli e Demoni. Come vi avevo promesso, una volta un angelo, una volta un demone. E adesso, prima però di andare ad esplorare i contenuti che vi porto, questo è il mio compito, portarvi i contenuti. Qual è il vostro compito? Beh, il vostro compito è quello di iscrivervi al canale, farlo utilizzando la campanella. E iscrivervi al canale è davvero molto semplice, andate lì sotto, vedete quel quadratino che rappresenta il simbolo del nostro canale? Ecco, cliccate lì sopra. E lì sopra si aprirà, se cliccate, un tasto con su scritto iscriviti. Cliccate sul tasto iscriviti, il gioco è fatto. Siete iscritti alla Tradizione Antica e benvenuti sul nostro canale. Luigi vi dà sempre il benvenuto per tutti quelli che sono i nuovi contenuti. Vi ho chiesto di usare la campanella, è importante perché così rimanete aggiornati su tutti i video. A me fa piacere se vi iscrivete, lo sapete, perché l'iscrizione mi dà il segnale che quello che sto facendo vi piace, vi è utile e quindi posso continuare ad andare avanti con i miei video. Ma andate anche a visitare la nostra pagina Facebook, ormai qualcuno sta cominciando a interagire, a fare delle domande e questo mi fa soltanto piacere, anzi voglio ringraziare assolutamente Marzia che in qualche modo è molto attiva anche sul canale e anche Massimiliano che partecipa tantissimo anche e soprattutto ai video che riguardano i personaggi famosi del mistero. Ma non perdiamo altro tempo, Lucifero, l'argomento di questa sera è il principe dei demoni, quello che per antonomasia viene considerato il principe dei demoni. Lo diciamo subito, Lucifero in origine non era un demone, era un cherubino, era un angelo del Signore, in particolare appunto un cherubino, quindi un angelo delle più alte sfere del Signore. Il suo nome è portatore di luce, significa portatore di luce, e il suo riferimento nella storia non riguarda soltanto la tradizione cabalistica o quella giudaico-cristiana e poi anche islamica, dove per la verità non esiste nell'Islam un demone di nome Lucifero, si parla soltanto di un diavolo nell'Islam che è Shaitan. Viene identificato tutto il male all'interno di questo nome che è Shaitan, che corrisponderebbe al Satana cristiano, ma come vedremo anche nel cristianesimo, non voglio spoilerarvi troppo di questa puntata, anche nel cristianesimo Lucifero è ormai identificato con Satana. Eccolo qui, vediamo chiaramente questa immagine, ve lo dico tutte le volte, è un'immagine iconografica, è un'iconografia, quindi quello che voi vedete su questa foto è un disegno, un modo di raffigurare Lucifero. La sua forma non è quella, la sua forma secondo i cabalisti, secondo chi lo ha avvocato, è una forma tenebrosa, una forma puzzolente, con un forte odore di zolfo e anche viene proprio descritto con un odore di morte la sua apparizione. È di fatto disegnato in questo modo perché? Perché appunto era un cherubino, quindi in realtà dovrebbe avere, secondo l'iconografia, sei ali e secondo anche quello che ci viene detto nel libro di Enoch. Ma viene disegnato in questo modo perché era un angelo bellissimo, era un angelo splendido, era talmente bello che portava la luce. Ecco, questo è quello che noi ci raffiguriamo nell'iconografia classica. Ma possiamo vedere, prima di andare proprio a dirci che cos'è Lucifero nella tradizione prima giudaica, poi cristiana e poi cabalistica,
possiamo già anticipare alcune cose guardando quest'iconografia. È sicuramente una figura altezzosa che tende a guardare dall'alto in basso, perché questa è un po' la sua caratteristica, quella di elevarsi a principe di tutte le cose, a sovrano di tutte le cose. Vedremo che il suo la sua grande colpa è stata proprio quella, non di ribellarsi a Dio come fecero Leviathan, come fece Azazel e come fece Astaroth e gli altri demoni dell'inferno, Satan compreso, ma la sua colpa fu quella di ritenersi superiore all'Altissimo, superiore a Dio. Ed è per questo che è stato scacciato. Lucifero, torniamo un attimino al suo nome, portatore di luce. In realtà l'origine di questo nome è un'origine che noi possiamo identificare in tante altre pseudo-divinità della storia umana. Noi abbiamo lo stesso nome in greco che è Phosphoros, no? E infatti il fosforo è un elemento che richiama nella magia a Lucifero. Noi abbiamo il nome ebraico che in realtà è un nome piuttosto particolare che è Hellel. E che vuol dire sostanzialmente questo, portatore di luce. Sembra che egli fosse proprio un cherubino il quale portava con sé una grossa immagine luminosa, era detentore del potere della luce, detentore che perde questo potere nel momento in cui viene scacciato dal paradiso, ma senza anticipare nulla. Noi possiamo trovare una corrispondenza con tre divinità greche, tra cui anche Apollo, okay? Che era il dio Ares, cioè il dio del sole. Apollo, lo sappiamo, è il nome latino del dio. Era il dio del sole, ma fondamentalmente anche in Egitto abbiamo il nome del Tiomotiri, che è il nome di questo semidio, anche egli noto. Il nome Tiomotiri vuol dire proprio portatore di luce, anche egli noto in quanto portatore di luce. E qui arriviamo a quella che era l'altro appellativo di Lucifero, cioè la stella del mattino. Perché? Perché la prima stella, che poi noi lo sappiamo ormai astronomicamente, non è una stella, ma è un pianeta che noi vediamo la mattina, la prima che in realtà è l'ultima, quindi l'ultima stella a sparire, che noi vediamo a Oriente di solito la mattina, è il pianeta Venere. E infatti col pianeta Venere viene identificato Lucifero. Nell'astrologia cabalistica Lucifero è riferito proprio a quel pianeta. Il suo sigillo, lo vedremo poi più avanti, è proprio riferito a quel pianeta. Nella letteratura giudaica ed ebraica è difficile parlare di Lucifero. Perché? Perché l'ebraismo ortodosso, quello che noi oggi vediamo, non ammette l'esistenza di altre entità, cioè non ammette, è assolutamente ortodosso proprio nel dire che l'unica entità soprannaturale che esiste è Dio. Non esistono altre entità soprannaturali, e quindi riferisce tutta una serie di questioni relative ai demoni, relative anche a Lucifero, ma non soltanto, relative agli spiriti, ai demoni e a tutte quelle entità che noi nella Cabala invece consideriamo in parte entità del mondo etereo, in parte entità del mondo spirituale, quindi anche gli angeli e gli arcangeli. Per gli ebrei ortodossi no, sono in realtà una manifestazione dell'animo umano, una manifestazione elevata, no, dell'animo umano, elevata sia in senso positivo, quindi quando si pensa
all'entità angelica, sia in senso negativo, quindi quando si pensa all'entità demoniaca. Quindi rappresenterebbero di fatto delle elevazioni del carattere umano nell'ortodossia ebraica. Quindi il giudaismo ortodosso nega qualsivoglia entità spirituale che non sia Dio. Tuttavia, fuori dai testi canonici dell'ortodossia ebraica, quindi fuori dal Talmud e dal Pentateuco, noi abbiamo tutta una serie di testi apocrifi che ci parlano degli angeli e dei demoni. E tra questi testi apocrifi, ultracitato in questo canale, il libro di Enoch che ci parla di una serie di demoni, tra i quali parla anche di Lucifero. Nei libri di Enoch vengono riportati questi angeli che furono precipitati nel deserto di Dudael e furono conficcati sotto delle pietre. Tra questi la figura di Azazel, che è citato anche nel Levitico in realtà, e sarebbe uno di loro e corrisponderebbe al dio di Edessa, Azizo, o alla dea Sudara arabica, Aluzza. Entrambi sono personificazioni della dea Venere e vedremo poi, anzi abbiamo già visto nelle schiere demoniache, che Azazel corrisponde nella gerarchia proprio, è un seguace di due sottoprincipi che si riferiscono direttamente al principe dell'inferno, Lucifero. Ricordiamo che nelle schiere demoniache abbiamo detto che i principi dell'inferno sono quattro: Lucifero è il primo che abbiamo nominato, e sotto di esso, come sotto ogni principe dell'inferno, sotto ognuno dei quattro principi, ci sono due sottoprincipi. Vi è poi una questione che comincia proprio all'interno dell'ebraismo non ortodosso. Quindi, se andiamo a guardare la Jewish Encyclopedia, andiamo a scoprire che l'identità di Sataniel, Satana per i cristiani, okay, e di Hillel è qualcosa che risale già a un secolo prima del cristianesimo, dell'era cristiana. E in alcuni libri ebraici, come nel secondo libro di Enoch, e nella vita di Adam ed Eve, del primo secolo d.C. E si interpretano un passo di Isaia che non vi sto a citare, il quale passo ci parla proprio di quest'angelo, di questo cherubino che si ribella a Dio, ma si ribella nel modo peggiore, cioè vuole sostituirsi alla divinità, ritiene di essere più alto dell'Altissimo e per questo motivo viene punito e scacciato dal mondo spirituale. Nell'Antico Testamento il termine Lucifero è usato più o meno in modo improprio, associato a delle improprio da un punto di vista cabalistico, associato a delle figure umane, quindi a diversi re. E qui entra in campo proprio quello che è un po', potremmo dire, il carattere di questo demone, quindi la superbia, l'equipararsi alla divinità, la trasgressione e la caduta dal cielo, che viene intesa come una forma di gloria da parte di Lucifero, cioè Lucifero non la intende come una punizione, ma la intende come il suo modo di elevarsi a Dio, di essere quindi colui che si mette in contrappasso, in contrapposizione alla divinità. La caduta dal cielo è quindi riferita come la punizione che da parte di Dio arriva nei confronti di Lucifero. Nel Nuovo Testamento il termine Lucifero, quindi nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli e in quelle che sono le lettere poi apostoliche e l'Apocalisse, il nome di Lucifero appare, ma caso strano, non appare riferito a Lucifero come demone. In che senso? Nel senso che nel Nuovo Testamento avviene qualcosa che un po' è anche avvenuta nell'Islam, cioè viene identificato il male in Satana, quindi in uno dei demoni della tradizione cabalistica, viene identificato il male come in Satana, come colui che separa dalla divinità.
E tutti i suoi demoni sono dei demoni servitori. Quindi questo cherubino scacciato insieme ad altri angeli scacciati vengono riuniti nella angelologia cristiana in un'unica figura che è quella di Satana. Anche se, ripeto, esso comanda tutta una serie di demoni. Questo lo si vede poi nella pratica degli esorcismi, dove viene chiesto il nome del demone, quindi è chiaro che non può essere solo ed esclusivamente Satana il demonio. Nel momento in cui questo accade, accade perché ci sono dei passi particolari. Questi passi particolari riferiscono a Gesù come la stella del mattino, cioè Gesù dice di sé: io sono la stella del mattino. Non solo lui lo dice di sé, ma lui viene anche identificato in questo modo all'interno dell'Apocalisse di Giovanni. E sempre all'interno dell'Apocalisse vi leggo un passo, un versetto dell'Apocalisse che dice: e ci fu una gran battaglia nel cielo, Michael, l'arcangelo Michele, e i suoi angeli combatterono contro il dragone e i suoi angeli, o meglio i suoi demoni, combatterono ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Eccoci quindi a parlare da un punto di vista cristiano del demonio come di Satana. Lucifero viene un po' dimenticato. In effetti il termine ne viene fuori, come Cristo portatore di luce, ma non viene più accostato alla demonologia. Ci sono delle stesse parole di Cristo nel Vangelo di Luca che poi verificano, no, che questa grande caduta di Lucifero viene attribuita a Satana. Lo stesso Gesù Cristo disse: io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Andiamo a vederlo per chiudere questo episodio nella sua tradizione cabalistica. Invece, cos'è Lucifero nella Cabala? Beh, Lucifer, scusate, perché Lucifer è un programma televisivo. Lucifer è il primo dei quattro principi dell'inferno, che sono gli spiriti superiori che governano i demoni. Il suo potere si rifà alla sapienza assoluta, al sapere di tutto lo scibile, di tutto il conoscibile. È portatore di questa enorme conoscenza e spesso la usa in modo da contraddire la sapienza divina e da confondere l'essere umano. Questo è il suo obiettivo. Lucifero è un grandissimo mentitore, è colui che mente di fronte a Dio. Può essere governato Lucifero, nel senso che può essere evocato, e quindi può essere governato attraverso un apposito rito di evocazione, al quale di solito lui risponde chiedendo qualcosa in cambio, quindi si manifesta e chiede qualcosa in cambio. Ma il magister deve ben sapere che i demoni sono al servizio, dell'essere umano, l'essere umano se ne può servire e quindi con polso fermo può tranquillamente dirgli: no, tu fai quello che ti dico io senza che tu mi chieda nulla in cambio. Perché tu sei mio servo. Ecco, questo è il polso fermo di un magister che va ad evocare Lucifero. L'evocazione di Lucifero, ovviamente, come tutte le evocazioni, avviene tramite un sigillo. Questo è il sigillo di Lucifero. Quindi l'evocazione deve avvenire all'interno di quel sigillo, mentre il magister sta all'interno del cerchio di protezione, del pentacolo di protezione. Ed è fatta in due modi particolari, che sono,
svolti in due differenti giorni della settimana. Io non vi dirò molto di più, perché lo sapete che non mi addentro nella pratica, vi racconto solo l'aspetto teorico. Ecco, l'evocazione di Lucifero può essere fatta in due modi particolari e ha due risultati diversi. Si può evocare Lucifero nella sua forma originaria e quindi con la richiesta di venire a conoscenza di alcune cose, di venire a conoscenza di alcuni segreti. Ricordiamo, Lucifero è portatore di tutta la conoscenza, anche di tutti i segreti dell'uomo. Quindi può essere utile per venire a conoscenza di tutta una serie di segreti. Ma in un altro giorno della settimana può invece essere evocato in un'altra sua forma, che è quella di lucifugo, cioè di colui che rifugge dalla luce, che è la sua forma più bestiale, potremmo dire. Ecco, in quella forma lucifugo viene evocato per fare del male, viene propriamente evocato per fare del male a qualcuno o per produrre il male. Quindi si tratta propriamente di quello che chiameremo oggi un rito satanico. Essendo un demone Lucifero, quindi non essendo più un cherubino, può essere invocato, cioè può essere chiamato dentro di sé. È una pratica molto pericolosa, una pratica ovviamente sconsigliata, che un magister deve essere assolutamente in grado di fare nel momento in cui ha una grossa competenza di magia superiore delle evocazioni. Senza questo tipo di competenza, l'invocazione di Lucifero, ma anche l'evocazione, è estremamente rischiosa, perché basta un piccolo errore nell'operazione e Lucifero prende il sopravvento e possiede definitivamente il magister, senza possibilità, se non con un esorcismo, di essere scacciato. Esorcismo che risulterebbe molto difficile, perché è il magister stesso che lo ha chiamato dentro di sé. Non si tratta di una possessione, ok? Si tratta proprio di un'invocazione. Rito di evocazione, nel rito di invocazione, il magister dovrà prepararsi sia contattando prima gli angeli, quindi evocando gli angeli e chiedendo a loro i poteri per il controllo di Lucifero, e in seguito a questa, o meglio, prima di questa evocazione angelica, il magister dovrà predisporsi per 6 mesi con un periodo di preghiera, un periodo in cui non dovrà commettere alcun tipo di peccato e sicuramente non dovrà commettere peccati di tipo mortale. Ricordiamo che i peccati mortali sono quei peccati che non può perdonare nessuno sulla terra, ma che bisognerà, anche di fronte a un nostro pentimento, bisognerà poi rivederseli di fronte a Dio nel momento della morte. Potranno essere perdonati soltanto da Dio. Quindi non dovrà commettere nessun peccato, meglio, ma soprattutto nessun peccato mortale. Condurre una vita in quei 6 mesi il più possibile santa, una vita di preghiera, e sottoporsi a diversi digiuni prima di arrivare al momento dell'evocazione degli angeli che conferiscono i poteri e arrivare finalmente al momento del rito di evocazione o di invocazione di Lucifero in questo caso, ma vale per qualunque tipo di evocazione o invocazione che si voglia fare come magister. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, vi abbiamo spiegato chi è il primo principe dell'inferno. Se vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete anche un like al video, commentate, diteci cosa ne pensate, in modo che possiamo anche poi aprire un dibattito se volete. E non soltanto, ma se ci sono domande, non esitate a farle, perché io appena posso rispondo. Con questo è tutto, io vi do il mio grosso bacione e un abbraccio per tutti quanti. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!